Silvano Vigni, prima giornata di corsa a Fucecchia, abbiamo già affrontato con il tuo collega Salvatore Ladu il tema dei giovani ragazzi, perché insomma qualche posto a luglio vuoto è rimasto a causa di squalifiche, qualcuno dovrà scendere in campo. Ma io penso, indipendentemente dalle squalifiche o meno, è normale che ci sia un cambio generazionale, ormai è passato troppo tempo senza cambi. Ci sarà chi esce, ci sarà chi per forza maggiore è stato squalificato, però io la vedo una cosa utile, ma utile soprattutto per il Palio, un rinnovamento è sempre positivo. Senti, chi ti sembra pronto? Uno non è mai pronto fino a che poi non l'abbiamo visto, ma insomma con le carte ormai in regola. Ma io credo che fare nomi è riduttivo, credo c'è un bel gruppo di ragazzi che potrebbero avere la possibilità di esordire. Il Giannetti che è tanto che sbattaglia, che anche ora ha vinto una bella corsa, c'è Andrea Sanna, c'è il Chiavassa, sono tanti questi ragazzi che stanno sgomitando per trovare un posto al sole e quindi perché non dargli questa possibilità? Voglio dire, il Montone ha già messo le mani sul ragazzo e se ci hanno messo le mani, siccome i dirigenti del Montone non sono di primo pelo, qualche cosa su questo Nieddu ci hanno visto. Ecco, quindi c'è già chi si è mosso. Allora, che consiglio gli daresti se, o che consiglio ti avresti voluto in attesa del tuo esordio magari in Piazza del Campo? Che cosa ti saresti voluto sentir dire? Ma sai, io ho debuttato in piazza nel 72, ho sempre fatto le tratte, ho montato cavalli anche non facili, tipo Ora della Crucca, ho sempre fatto bene e nessuno mi ha detto niente, mai detto una parola di incoraggiamento e questa credo sia stata la mia forza, avere la coscienza e la consapevolezza di meritarmi un posto in piazza, non avevo bisogno, anzi avevo bisogno delle critiche e me l'hanno fatte tante e quando sono arrivato lì avevo una sola possibilità, vincere e basta, perché non potevo fare un bel palio, se no non avrei più rimontato. Questi ragazzi di oggi invece hanno la possibilità di montare e anche se non vincono il palio possano rimontare, perché in questo momento qui c'è veramente bisogno di un ricambio generazionale. Senti, a proposito dei cavalli, Salvatore prima ha fatto un ragionamento, lui ha detto magari secondo lui sarebbe meglio investire su meno quantità e quindi insomma avere un parco cavalli da protocollo ridotto, più ridotto dal punto di vista numerico, ma a che potrebbe avere a quel punto più attenzioni, più addestramento. La penso come lui, non ha senso avere 140-150 cavalli che poi sai che di questi 100 non arriveranno mai, quindi meno cavalli, meno quantità e più qualità.